A saltare è tornata la 18ª edizione di Saltarua Borgo in Musica, l'evento organizzato dalla Proloco locale con il patrocinio del comune di Colli al Metauro e della regione Marche. E nei borghi, nei vari luoghi più suggestivi di questo borgo storico si stanno esibendo ben 3 gruppi contemporaneamente, per cui i visitatori hanno la possibilità di scegliere tra musica jazz brasiliana e addirittura canzoni dialettali. Poi alle 22:15 ci sarà un grande spettacolo musicale. Pink Floyd, la storia, la leggenda. Anche quest'anno una grande edizione e un ricco programma di appuntamenti nei vari luoghi più suggestivi, come dicevamo in apertura. Sì, guardi, abbiamo sempre a Saltarua 4 concerti, di cui 3 partono in contemporanea, adesso siamo quasi alla fine. C'è un musicista che suona la tromba quasi come Louis Armstrong. Lui fa proprio anche la voce. Ci sono in quartetto anche Diego Donini, Manuele Montanari e Lorenzo Marinelli. Nei giardinetti abbiamo una cantante che viene da Cesena, che canta il bossa nova, si chiama Nicoletta Noè, bellissima voce. Una voce fantastica, l'abbiamo sentita, sì. E tanta gente ad ascoltare, sì. Anche musica brasiliana. Sì, poi lei viene comunque dalla parte del rock, perché è stata vincitrice di un contest per David Bowie, quindi è tutt'altro che solo musica brasiliana che fa. E sul terrazzino, dopo la mostra che facciamo ogni anno con gli artisti locali, c'è Duccio Marchi in trio, che canta le sue canzoni dialettali molto molto divertenti. Molto estroverso, sì, lui. Sì, sì. E poi adesso fra un po' comincia di sotto nella piazza il concerto più importante di tutte le edizioni. Penso che in 18 anni non abbiamo mai fatto un concerto così importante, nel senso che ci sono più di 30 persone sul palcoscenico. C'è l'orchestra sinfonica Rossini con il DNA Tribute Band e fanno i canzoni più importanti dei Pink Floyd. Uno spettacolo musicale davvero di alto livello. Prima ci hai accennato questa galleria degli artisti. Che sta esponendo in questo momento? Allora, la galleria degli artisti è un impegno che abbiamo preso da anni per promuovere proprio i creativi qui del posto, ma non solo, arrivano anche da Pesaro, arrivano da Fano, e c'è soprattutto come ospite da Fano da nominare Giorgio Falcioni, che lui finora ha fatto le sue foto solo, ha pubblicato le sue foto solo su Facebook, quindi è la prima volta che lui espone in modo reale, al pubblico proprio, esatto. Vivo. Sì, sì, è molto frequentato il suo spazio. Poi c'è un vignettista sempre di Fano che si chiama Luca Pier Santelli, in arte Pierz, che ha portato vignette fantastiche. La gente ha mal di pancia dal ridere, mi ha detto, molto contento della frequentazione. Marco Verdiglione espone quadri in un ambiente veramente molto suggestivo, verso i giardinetti, dopo che portano sempre verso la piazza. E ci sono opere di Isabella Galeazzi e di Jebrail Manai e Giorgia Semproni.
Sabino, la gente alle nostre spalle conferma la grande riuscita di questa manifestazione. Saltarua, un borgo che è tornato di nuovo in musica e con tantissima gente. Anche sopra, davvero, insomma, ne abbiamo vista tanta. Vuol dire che sono persone affezionate a Saltarua e persone affezionate a saltare. Saltarua è una garanzia. La gente che c'è, lo stragrande affollamento che c'è stasera a Saltara ci fa enormemente piacere. Saltara accoglie il Metauro, merita questa manifestazione e farà di tutto anche negli anni a venire di migliorarsi ancora. Abbiamo visto che ci sono anche tanti volontari che stanno lavorando. Siamo in tanti. L'elenco non ci finirebbe mai. Però sono in tanti, voglio dire, tutta la Proloco, tutti gli associati, la cittadinanza, poi ci sono ovviamente i volontari che effettivamente non sono neanche di qui, sono della periferia, sono dei borghi qui vicino, del comune, degli abitanti qui vicino. C'è tanta voglia di fare, ma c'è tanta voglia anche di essere veramente servili, diciamo, di fare il servizio per la Proloco, una Proloco che effettivamente quest'anno ha veramente... Ha dato il massimo, lo dico io perché posso confermarlo. Grazie. Dobbiamo ringraziare tanti, anche quelli che gli sponsor, sono tanti, e sicuramente... Li vogliamo ringraziare dal primo all'ultimo, vogliamo ringraziare gli esercenti che onestamente qui in paese stasera sono tutti aperti, vogliamo ringraziare il comune che ci ha dato il patrocinio, vogliamo ringraziare la regione che ci ha dato il patrocinio, ma dobbiamo ringraziare anche tutte le forze dell'ordine, i vigili urbani, il comandante dei vigili urbani, i carabinieri, l'arma dei carabinieri, la Croce Rossa, il settore antincendio. Come sapete, queste manifestazioni si fanno, ma se si fanno bene, se si vogliono fare bene, bisogna fare le cose in regola. E tutta questa gente merita veramente un grande applauso e la mia stima e la mia riconoscenza. E ovviamente stanno vigilando per cercare di garantire la sicurezza. Dobbiamo dire anche che dietro a tutto questo programma c'è stato un grande lavoro nelle settimane e nei mesi precedenti. Allora, l'idea è partita, io ne ho letto a dicembre, già a gennaio lavoravo per Saltarua perché avevo in mente, perché io onestamente sono del posto, le cose le conosco, so valutare, so dare anche delle dritte che magari a volte magari non qualcuno potrebbe dire, ma cerchi, per carità, però voglio dire, avevo delle idee chiare. Ho individuato la band, i Pink Floyd Tribute Band, perché effettivamente sono bravissimi, ho individuato l'Orchestra Rossini e poi ci siamo messi a lavorare. È stato un lavoro di mesi e onestamente nelle ultime tre settimane noi eravamo qui in piazza a lavorare. La mattina a sera? Diciamo la mattina, hai ragione, dalla mattina alla sera, ma la notte anche le tre eravamo qui. Tanto lavoro, però dobbiamo dire, Presidente, che i risultati si vedono. Tanto lavoro, tanta soddisfazione, poi ancora dobbiamo seguire in questo momento, fra un po' inizia il concerto, e siamo veramente contenti e soddisfattissimi. Meglio di così, il tempo stasera ha retto, fortunatamente. E allora che la serata prosegua. Chi è che ha avuto la fortuna, dipende dai punti di vista, o la sfortuna di studiare in Urbino? Alzi la mano, all'università, vedi? Qualcuno c'è, lo sapevo io, è per questo che voglio fare questa canzone, perché voi dovete sapere che in ogni posto che vai c'è un'usanza, una festa, no? Anche un passatempo, uno sport direi, per esempio se vai in Giappone c'è il sumo, no? Se vai in Inghilterra c'è la caccia alla volpe, se vai, stringiamo il campo, se vai a Firenze per esempio c'è il gioco del calcio in costume, se vai a Siena c'è il palio, se vai a Mercatello c'è il gioco del somaro e così via. A Urbino il passatempo più comune degli urbinati è affittare le case degli studenti. È verissimo. È uno sport. È anche una fonte di reddito, ma anche uno sport. È uno sport. Io stesso ho 7-8 case, vero Sandro? 70 dai. No, 70 no. 7-8 case, tutto affittato. E ho sempre affittato agli studenti, adesso un po' di meno. Ma da questa mia, insomma così, pensiero è nata questa canzone che si intitola Affit, Affit, Affit. Una canzone che io definirei lirica per i suoi contenuti. Sì, soprattutto che è a tema con quello che è
il patrimonio Urbinate dell'UNESCO, che ha adesso all'interno circa 400 abitanti e tutto il resto studenti. Ma è anche giusto così, però. Certo, affitto. Vai. Sono Urbinate, da quando sono nato, man arlevato, ben educato, ho anche studiato, me so laureato, ma ho imparato che per campè, senza fare niente, basta comprare gli appartamenti e profittare mai studenti. Affitta un calvestito, è il fan più rugginito. Affitta un calzofitto, mi sostra Salmarin. Ha cominciato a comprare chiese e palazzi, anche due chiese, pur da affitte, a tutti i costi, per fare più posto, so di tasté. A Fermignan, tu un buco di casa, sul saduvan. Affitta un calcifitto, è il fondo più ruggini. Sindaco, Saltarua è la conferma che la gente ama questo borgo, che la gente aiuta anche per organizzare gli eventi, perché dobbiamo dire che ci sono tantissimi volontari sul campo. Allora, questa è la 18ª edizione di Saltarua, quindi vuol dire che negli anni i cittadini di questo territorio, quindi la Proloco e quindi anche le amministrazioni comunali che si sono susseguite quando ancora era il comune di Saltara, poi ci ritornerò oggi, il comune di Colle del Metauro, è un pochino più complicata la cosa, hanno creduto, come dici tu, moltissimo a questa iniziativa, perché se per 18 anni si è proseguito sempre con lo stesso tipo di attività, vuol dire che comunque ha un suo significato, ha un significato indubbiamente culturale e folcloristico, anche turistico, ma soprattutto secondo me ha un grande significato proprio di unità di questo territorio. Se stasera qui, e poi avrete visto anche voi, si fa un giro tra i tavoli, nei vari vicoli, nelle varie piazzette dove ci sono anche i vari gruppi musicali eccetera, si trovano persone un po' da tutte le parti di questa provincia, tanti da Fano ma anche dai paesi d'entroterra, e molti di loro, soprattutto fanesi, che io li ho ritrovati questa sera, sono persone originarie di questo territorio, cioè è un modo anche per ricompattarsi un attimo, per tornare magari dove sono nati, dove no, vivevano da ragazzi, dove si sono spostati poi lavorativamente eccetera. Quindi è una grande iniziativa, certo culturale, storico, artistica e turistica, ma è anche una grande iniziativa, se vogliamo, sociale, di unità proprio di questo territorio. E quest'anno, che dicevo prima, no, che ci sarei tornato, quest'anno per la prima volta non è il comune di Saltara che insieme alla Proloco di Saltara organizza questo evento, che ovviamente ci tenevano e ci tengono a questo tipo di attività che è loro. Quest'anno è il comune di Colle al Metauro, che ovviamente è un nuovo comune nato dalla fusione appunto di Saltara, di Montemaggiore e di Serungarina, e che ha voluto ancor di più portare in risalto e dar valore a questa iniziativa, proprio per dar l'idea che nonostante che ci sia un comune nuovo, non ci si è allontanati da quelle che sono le origini storiche di questo territorio, i borghi, i cosiddetti capoluoghi di quelli che erano i comuni, ma anzi abbiamo voluto portare ancora un valore in più rispetto al passato, perché un nuovo comune avrà tante nuove prerogative, ma nello stesso momento deve mantenere ben salde le radici di dove proviene. E quindi quest'anno Saltarua, perché quest'anno l'Orchestra Rossini, senza nulla togliere, ci mancherebbe, a tanti artisti che in passato sono stati qui e hanno allietato e arricchito queste serate, ma quest'anno l'Orchestra Rossini, che per me è anche, diciamo, una cosa che quasi mi emoziona, perché quando ero sindaco a Fano per 10 anni abbiamo sempre collaborato per bellissime iniziative, li ho proprio visti crescere in quegli anni, e quando il presidente della Proloco qui di Saltara, l'amico Sabino, mi è venuto a dire: guarda, io avevo pensato, contattato l'Orchestra Rossini, tu cosa dici? Io sono stato subito molto felice, e come amministrazione comunale abbiamo dato, diciamo così, una bella mano
quest'anno questo evento, come lo hanno anche fatto per tanti anni in passato, quest'anno forse ancora di più. Una buona spinta abbiamo voluto dare e grazie anche a questa collaborazione tra Proloquio e Amministrazione Comunale siamo riusciti a portare qui l'Orchestra Rossini a fare questo splendido evento. La gente risponde da sé, ci saranno qui migliaia di persone per tutto il borgo e anche in questa piazza. Ecco, valorizzare sempre di più questi splendidi borghi, questo splendido territorio dell'entroterra, diciamo della città di Fano e di tutta la Vallata del Metauro, dal punto di vista turistico, sociale, culturale, storico, artistico, perché lo merita ed è una delle cose sulle quali io come sindaco di Colle del Metauro mi voglio assolutamente impegnare. A te la parola. Grazie, buonasera a tutti. Prima di tutto voglio fare i complimenti all'amministrazione comunale, alla Proloquio, al nuovo presidente Sabino Pellegrini e a tutti i volontari che hanno lavorato e che lavorano per tenere in piedi questa manifestazione. Minardi, la Regione crede in questo evento, tant'è che ha confermato il suo patrocinio. Beh, la Regione crede in questo evento come crede in tantissimi eventi che si svolgono in tutta la Regione Marche, in questi bellissimi borghi storici che sono sicuramente una grande ricchezza per tutta la nostra Regione, ma soprattutto per farli scoprire ai turisti, che siamo in periodo estivo e questa bellissima nostra Regione può essere scoperta nelle sue bellezze, ricca di centri storici, di teatri, di musei, di paesaggio, di ambiente, e qui insomma nel centro di Saltara sicuramente ne abbiamo una grande dimostrazione, un bel concerto, una bella opportunità di ascoltare della ottima musica all'aperto in un luogo che dal punto di vista storico-architettonico è straordinario, per cui la Regione, che crede molto nel turismo, ovviamente anche nella cultura, vuol cercare di sviluppare questi eventi, perché sono eventi che attraggono tante persone. Siamo a Colli del Metauro, a Saltara, ma ho incontrato tanta gente di Fano, di Pesaro, ma anche di Mondolfo che conosco, e quindi vuol dire che questi eventi sono attrattivi, e proprio perché sono attrattivi sono una bella opportunità. Li sosteniamo perché la cultura e il turismo sono il volano dell'economia, la cultura aiuta il turismo è un volano per l'economia, quindi su questo dobbiamo fare una grande riflessione, guardare al futuro, perché eventi come questo possono essere ancora di più ulteriori opportunità per attrarre ulteriori turisti, e sappiamo quanto non solo i locali ma quanto i turisti apprezzino questi luoghi, questi borghi e anche l'opportunità di ascoltare dell'ottima musica. E dopo tanti grandi spettacoli, questa sera si replica e avete scelto proprio Saltara. Quale sarà il programma? Innanzitutto benvenuti, perché questo è un grande ritorno per la vostra orchestra. Sì, devo dire che è la prima partecipazione a Saltarua. Abbiamo conosciuto il presidente, ci è sembrata una persona eccezionale, quindi abbiamo voluto portare il nostro contributo. In programma, uno dei crossover che ci ha dato maggiore soddisfazione, i Pink Floyd. Pink Floyd, la storia, la leggenda. Tra l'altro questo è il primo progetto di modernità che la nostra orchestra, l'Orchestra Rossini, che di solito si occupa di Rossini, fra poco inizieremo l'ennesima partecipazione al Rossini Opera Festival. Dicevo, il primo progetto che abbiamo fatto sulla modernità, venne da me Claudio Salvi a presentarmi questo progetto, si intitolava The Dark Side of the Moon, come un noto album proprio di questa band, e da lì siamo partiti, assieme ovviamente agli arrangiamenti di Roberto Molinelli, che permette di far stare sullo stesso palco una cover band degli strumenti classici, quindi penso che sarà una bella serata con uno dei nostri pezzi forti. E ovviamente sentiremo, no, queste canzoni che ormai sono conosciute da tutti, possiamo dire che sono diventate davvero moderne. Sì, sono, diciamo, nel cuore un po' di tutti gli ascoltatori, e anche perché poi la bella musica diventa, tra virgolette, classica nell'accezione del termine riferimento, quindi ormai questo è un classico della musica, tutti conoscono le canzoni dei Pink Floyd e noi cerchiamo di arricchirle con una parte classica. Quanti elementi saliranno sul palco? Tra tutto saremo oltre 30, appunto violini, viole, violoncelli, contrabbassi, tutta la sezione degli ottoni, corne, trombe, tromboni e quant'altro, e poi c'è la eccellente partecipazione della DNA Pink Floyd Tribute Band, che è una delle cover band più accreditate a livello internazionale, e la fortuna è che è di Ancona, e quindi questo sodalizio tra Pesaro e Ancona funziona per questo progetto.
Ed è tornato proprio a Saltara, in piazza Garibaldi, Pink Floyd, la storia e la leggenda. Un appuntamento che ha richiamato, come potete vedere dalle immagini, tantissimi appassionati di questo gruppo storico inglese. Sul palco fra pochissimi minuti saliranno l'orchestra Rossini, Pop Orchestra e poi DNA Tribute Band e le voci narranti. E si continuano a disegnare nuove geografie politiche. Il mondo è scosso dalle notizie che arrivano dal Vietnam. Paolo VI è costretto ad intervenire all'ONU, invocando ai capi delle nazioni la ricerca della pace. Il 12 maggio il transatlantico Michelangelo parte da Genova per il suo viaggio inaugurale e qualche mese dopo viene varato anche un altro gigante dei mari, la Raffaello. Il presidente della Repubblica, Giuseppe Saragat, inaugura l'impianto Italsider e poi il 16 luglio con De Gaulle il traforo del Monte Bianco. È l'Italia che cresce, che produce, che lavora. Nel 1965 Vittorio De Sica conquista l'Oscar con il film Ieri, Oggi e Domani. Un giovane studente di buona famiglia, Sid Barrett, si unisce ad una band di studenti dell'Istituto di Architettura della Capitale per sostituire un cantante di nome Chris Dennis. Il gruppo si chiama The T-Set e comprende altri quattro giovani promettenti musicisti. I loro nomi? Nick Mason, Roger Waters, Richard Wright e Bob Close. La band riscuote un discreto successo, diventando in pochi mesi una delle più popolari formazioni dell'underground londinese. Quando i The T-Set scoprono che il loro nome era già usato da un'altra band, Syd Barrett propone The Pink Floyd Sound, unione dei nomi di due bluesmen, Pink Anderson e Floyd Council. Comincia qui la leggenda dei Pink Floyd.